In questo video cercherò di spiegarvi in maniera semplice e senza giri di parole perché il progetto Half-Life: Alyx è particolarmente importante. Non darò per scontato niente, inizierò dal principio, partendo dall'ABC, e cercherò di fare un po' di chiarezza in merito ad un progetto che una grande porzione di pubblico, probabilmente il più giovane, ancora non è riuscita ad inquadrare. Buona visione! Innanzitutto, che cos'è Half-Life? Ebbene, Half-Life 1 nel 1998 e Half-Life 2 nel 2004 rappresentano, secondo molti videogiocatori, sia critica specializzata sia pubblico, due dei punti più alti dell'intera storia del videogioco, sia dal punto di vista del gameplay, sia dal punto di vista di componente narrativa. Due videogiochi d'azione in prima persona che evolvono la formula stessa dello sparatutto per innalzarsi a formula narrativa estremamente più complessa, una narrazione nel mondo del videogioco che al giorno d'oggi potrebbe sembrare scontata, ma che in realtà in quegli anni ancora non era presente in tutti i titoli, e che in Half-Life 1 e 2 toccava delle vette mai raggiunte. In particolare, nel secondo capitolo, datato 2004, possiamo notare per la prima volta una compagna nelle nostre avventure, appunto Alyx Vance, che sarà appunto la protagonista del nuovo videogioco. Ebbene, quella che ai tempi era la coprotagonista aveva dei comportamenti così realistici ed era mossa da un'intelligenza artificiale così avanzata che non sfigurerebbe affatto accanto ad Ellie o Elizabeth. Anzi, se posso dire la mia, Alyx Vance, nelle scene in cui è interpellata, risulta essere molto più credibile. Half-Life 2 in particolare inseriva un mondo fisico all'interno del mondo del videogioco mai visto e mai riproposto in nessun altro videogioco successivamente, in una maniera così completa e perfetta che, per avere un videogioco che si avvicinasse leggermente alla formula proposta di Half-Life 2, ma senza raggiungerlo, abbiamo dovuto aspettare 13 anni con Breath of the Wild, con un motore fisico che comunque non muove tutti gli oggetti del gioco come invece era in Half-Life 13 anni prima. A questo aggiungiamo una storia di fantascienza estremamente interessante, una formula di narrativa emergente di altissimo livello, il tutto che si combina ad un gameplay mozzafiato. Ad Half-Life 2 del 2004 seguirono due espansioni, Half-Life 2 Episodio 1 ed Half-Life 2 Episodio 2, al quale poi sarebbe dovuto seguire un Episodio 3 che avrebbe concluso la trilogia. Questo Episodio 3 non è mai arrivato, al che il pubblico ha cominciato a chiedere a gran voce, passando gli anni, che l'epopea narrativa di Half-Life potesse essere conclusa direttamente con un terzo capitolo, quel famigerato Half-Life 3 chiesto a gran voce da gran parte del pubblico e mai rilasciato. Tuttavia, per le motivazioni dette poc'anzi, capite bene che Half-Life non è stato mai un titolo estremamente commerciale che ha buttato fuori il capitolo successivo semplicemente per continuare la storia, ma è stato un videogioco che di capitolo in capitolo ha sempre reinventato il mondo del videogioco, proponendo dei titoli letteralmente fuori parametro rispetto alla sua epoca, di gran lunga più avanti tecnologicamente e che in determinati casi hanno proposto determinate caratteristiche mai raggiunte da nessun altro videogioco. Ed è per questa motivazione che gli sviluppatori hanno optato per una delle scelte secondo me più intelligenti, e cioè, anziché realizzare un contentino, un Half-Life 3 che semplicemente concludesse la storia, ha deciso di far ripartire il brand. Cioè Valve ha intenzione di ributtarsi nuovamente a realizzare degli Half-Life e ha optato per la scelta migliore, cioè non realizzare il terzo capitolo che concludesse la saga, ma realizzarne uno nuovo, da capo, che potesse permettergli di iniziare una nuova storia e una nuova epopea da proseguire nei prossimi anni. Insomma, Half-Life: Alyx vuole essere un punto di partenza, non un punto di arrivo, con un Half-Life: Alyx che non è uno spin-off, ma in realtà è un vero e proprio reboot. Il secondo concetto da comprendere è chi è lo sviluppatore che sta dietro, e cioè Valve. Valve è lo studio di sviluppo che sta dietro Steam, ed è al giorno d'oggi dunque uno dei più grandi studi di sviluppo, che ha dalla sua uno dei budget più grandi da mettere in gioco per realizzare un videogame. Questo perché appunto l'azienda, essendo sostenuta interamente dagli introiti dello store digitale, non ha bisogno di realizzare nuovi giochi per sostenersi,
ed è per questa motivazione che nel momento in cui decide di arrivare sul mercato con un nuovo gioco, lo fa esclusivamente quando questo nuovo videogioco ha veramente qualcosa da dire. È qualcosa di paragonabile a quello che fa Rockstar Games, che non lancia un titolo l'anno. Rockstar Games si fa attendere 5 anni, 6 anni, a seconda dei casi, però quando arriva puoi stare sicuro che spacca i culi. Scusate il francesismo, però è l'unico modo per farmi capire realmente. Tuttavia l'esempio non è perfettamente calzante, in quanto Rockstar Games è maestra nel fare dei videogiochi che però affondano le radici nel passato. Valve, cercandolo di spiegare a chi magari non la conosce come azienda, è veramente una grande azienda, è veramente una grande software house, e potremmo paragonarla ad un ibrido tra la potenza di Rockstar Games e la creatività di Nintendo. Sì, lo so che potrebbe sembrarvi strano se venite da console, però vi assicuro che è così. Avete presente Nintendo che non ha limiti creativi nei suoi videogiochi? Avete presente un Super Mario Galaxy? Cioè, non è che Nintendo lancia la console tradizionale e fa un nuovo Super Mario uguale al precedente. No, ogni volta che vuole lanciare un nuovo Super Mario, lo realizza in maniera tale che valorizzi totalmente la nuova tecnologia che ha pensato. Ecco, credo che questo di Nintendo e Super Mario sia l'esempio perfetto per farvi comprendere perché il nuovo Half-Life Alyx sarà sviluppato in VR. Valve non ha solamente la potenza, cioè Half-Life Alyx non è solamente un videogioco super AAA, che poi è buffo che sto leggendo su internet che alcuni lo descrivono come un gioco in VR. Beh, tecnicamente è VR, ma non è un gioco in VR. Half-Life Alyx è il più grande progetto di videogioco in VR mai concepito. Stiamo parlando di un progetto veramente grande, che è realizzato in esclusiva VR per un discorso analogo a quello che facevo prima di Nintendo, cioè mentre un Rockstar Games realizza il grandissimo videogioco AAA che cerca di arrivare su tutte le piattaforme, Nintendo realizza un videogioco che vuole sì rivolgersi a un po' a tutto il pubblico, però lo pensa per la sua piattaforma. E perché lo pensa per la sua piattaforma? Sia per venderla, ovviamente, ma anche e soprattutto per realizzare un videogioco che sia unico. Poi, ribadisco, può piacere, può non piacere, ma è quel capolavoro che è perché è un videogioco unico. Ecco, immaginate un videogioco con la creatività di Nintendo, ma realizzato con il budget di Rockstar. Questo è Half-Life Alyx. E a questo punto potreste chiedervi, ma perché lo sta realizzando? Nintendo lo realizza per vendere le sue console. E Valve perché lo realizza? Beh, la risposta in realtà è molto semplice. Perché Valve stessa ha un suo VR. E nonostante in realtà si potrà giocare al Half-Life Alyx con un qualsiasi VR, anche quello della concorrenza, però quelli che avranno il visore della concorrenza dovranno acquistare il gioco. Quindi lì Valve ci guadagna sulla vendita del gioco. Quelli invece che sono interessati a comprare un VR in occasione di Half-Life Alyx, con ogni probabilità compreranno proprio il visore realizzato da Valve, che è Index. E quale miglior modo per vendere un nuovo hardware se non quello di realizzare un super videogioco che lo valorizzi al 100%? Una mossa di mercato che reputo molto intelligente, anche e soprattutto perché i visori, nonostante abbiano tanti videogiochi interessanti, ancora mancano di quel grande titolo che possa rappresentarne una killer application. E non solo, un videogioco di queste proporzioni in esclusiva VR permette non solo a tante persone appunto di invogliarsi a prendere il VR in occasione di questo titolo, ma invoglierà senza ombra di dubbio diverse altre software house successivamente a realizzare altri videogiochi per un bacino di utenza che sta crescendo. Spero che questo video possa esservi stato utile per comprendere un po' la situazione. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se siete interessati ad Half-Life Alyx. E detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti e alla prossima!